Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Oggi vi mostrerò come applicare la matita occhi solo sopra su un occhio incappucciato ed evitare l'effetto discendente che non dona nessuno. Questo tipo di applicazione con la linea solo sopra va bene per chi non ama ovviamente applicare sotto la matita, per chi vuole andare a allungare il viso, perché noi lavoriamo solo sulla parte superiore dell'occhio. Lo sconsiglio un po' di più a chi ha il viso lungo, che deve lavorare sia sopra che sotto. Poi se avete l'occhio rotondo potete lavorare comunque sopra, ma sarebbe meglio lavorare anche sotto. Questo trucco va meglio forse per un occhio un pochino più allungato che tondo, perché se l'occhio è tondo noi dobbiamo allungarlo. In questo modo noi non andiamo ad allungare l'occhio, andiamo semplicemente a sottolineare la forma del nostro occhio. Cosa facciamo? Prima operazione molto molto importante, quando dobbiamo capire dove iniziare ad applicare la matita, quindi io inizio sempre dall'angolo esterno dell'occhio. Dobbiamo stare attente a non andare a finire in questa zona. Oggi l'occhio è anche abbastanza un pochino incappucciato con la papera che scende, come sempre direi, però oggi un po' di più. E dobbiamo stare attente a non finire in questo pezzo discendente, perché sennò dopo la nostra linea diventerà discendente. Quindi cosa dobbiamo fare? Ci guardiamo e vi sto guardando dritto, cerco di guardare lo specchio e guardare voi davanti a me. Creare una linea all'insù, cioè qui c'è il pezzo che scende e ve lo segnerò nel video, ma noi dobbiamo creando un effetto invece che sale. Quindi tracciamo un piccolo trattino sulla palpebra mobile. Vi do tutti i riferimenti per farvi capire come deve essere tracciato, è molto molto importante, perché se io seguo la linea dell'occhio mi viene veramente discendente. Noi dovremmo partire da questo trattino e creare la bordatura. Trovato il punto giusto, a questo punto possiamo tracciare la nostra linea, che deve essere un pochino più grossa. Creare questo triangolino un pochino più grosso nell'angolo esterno dell'occhio. Poi possiamo continuare ad applicare la matita sull'occhio. Di solito la matita la linea di matita deve diventare più sottile verso l'angolo interno dell'occhio, ma non vi preoccupate se non avete fatto la linea precisa, non l'ho fatta neanche io, assolutamente, perché poi si può sfumare leggermente. Io ve lo consiglio sempre di sfumare perché l'effetto è veramente molto bello, molto professionale, rimedia sempre tutto. Quindi linea di matita leggermente sfumata, sfumando la matita dall'alto verso il basso. Devo dire che la linea è molto grossa. Per me, ad esempio, che ho poca palpebra mobile e ho l'occhio incappucciato. Ma come potete vedere, non va a crearmi la linea discendente, perché il trucchetto sta in questa zona e ve la faccio rivedere perché è importantissima questa cosa. Il mio occhio parte da di qui e io sono quasi tentata, anzi, inizio proprio da di qui a iniziare dove inizia l'occhio. Poi traccio la mia linea, io di solito non traccio una linea tutta unita, ma traccio dei trattini e poi vado a sfumare. L'ho tracciata un po' così, però potete già notare che la linea è discendente. E quindi tante volte quando si va a tracciare la linea solo sopra abbiamo questo effetto discendente. In realtà, se stiamo attenti a dove finire, l'effetto non è assolutamente discendente, quindi voi potete tracciare tranquillamente la vostra linea. Guardate qua come scende, scende veramente tanto. In questo caso vi consiglio di applicare mascara solo sopra, perché non ha senso applicarlo sotto. E vedrete che con le ciglia sopra il mascara l'effetto verrà accentuato. Se volete un effetto lifting dell'occhio, non concentratevi tanto sulle ciglia esterne, quelle che scendono un pochino più giù, perché spesso le ciglia sono dritte e scendono, come potete vedere la mia è dritta e scende. Concentratevi su quelle centrali.
Vi saluto, alla prossima!